E ora parliamo del gruppo dissidente firmato Mi Faccio di Cultura. Nei giorni scorsi il ministro della difesa lo aveva etichettato come un gruppo innocuo ma da tenere sotto controllo. Bene, oggi la notizia è che il leader del movimento, Vittorio Gagliardi, medico di 32 anni, è stato arrestato. Quindi, che si fa? Dobbiamo andare a prenderlo. Tanto vale finirla qui, ragazzi. Ci arresteranno tutti. Dobbiamo continuare col piano di Vittoria. La data si avvicina. Dopo quello che è successo, avranno tutti paura. Un video. Facciamo un video per far sapere che ci siamo ancora. Dobbiamo fare qualcosa di forte, ma solo un video è abbastanza. Ah, quindi ci sei anche tu. Entriamo nella clinica. Cosa? Pensateci. Nessuno si aspetterebbe una cosa simile. Noi possiamo accedere da un corridoio laterale. Conosco i turni delle guardie. E possiamo accedere anche nello studio di registrazione. Sì. E una volta dentro cosa vorresti fare? Volete liberare i pazienti? Esatto. Un gesto forte. Io ci sto. Anch'io. Hackerò il sistema. Mandami un salutino. È passato molto tempo dall'ultima volta che mi sono sentito chiamare così. È passato molto tempo anche dall'ultima volta che abbiamo condiviso un laboratorio. Non immaginavo che ci saremmo rincontrati in questo modo. E lo dice a me. Ci mancava solo che mi mettessero le manette. Non l'ho fatto perché ti conosco. So che non ce n'è bisogno. Sai, vedendoti, credevo che la rabbia si sarebbe trasformata in odio. Ma guardandoti è tornato solo un senso di rimorso. Non sono riuscito a farti capire che la tua strada era sbagliata. Quante volte te lo dovrò ripetere? Adesso come allora io e te siamo dalla stessa parte. Stiamo dalla stessa parte. Chiara, state cancellando la cultura di un intero paese. Quale sarà il passo successivo? Non diventare melodrammatico. Abbiamo chiesto a delle persone di fare dei sacrifici in nome di una causa più grande. Ma i sacrifici non hanno sempre un'accezione negativa. Non sembri convinta. Vittorio mi ha salvata. Se non fossi stato per lui, sarei anche io in quella clinica. L'ho fatto con tutti. Quando è entrato in vigore il decreto, io tenevo un blog. Era una cosa piccola. Però stava prendendo piede. Così iniziarono gli avvertimenti online. E poi Vittorio si è presentato davanti a casa mia e mi ha portata fuori per un caffè. E 2 minuti dopo c'era la polizia. Stiamo facendo la scelta giusta. Vedi? Il mio metodo è diverso dal tuo, certo, ma noi abbiamo lo stesso obiettivo. Rendere le persone libere di vivere la propria vita, in armonia con gli altri e felici del proprio futuro. No, non avete chiesto alcun sacrificio. Voi l'avete preteso, nascosto dietro a belle parole, medicinali e false promesse. State manipolando le persone per questioni economiche.
Io pensavo che venendo qui ti avrei fatto ragionare, ma vedo che non posso fare niente per te. È quello che vorrebbe anche lui. Sai, non mi sarei mai aspettata che avremmo potuto contare su di te. Te la senti di prendere il timone? Lascia che sia a fare qualcosa per te. Da quanto tempo Francesco non si presenta più alle sedute? Chiara, la cura non funziona. Ben presto molte teste si sveglieranno di nuovo. Chiudi la clinica. Perché se non io, qualcun altro avrà il coraggio di far cadere il vostro castello di sabbia. Ben presto a Milano succederà qualcosa. E tu non potrai farci nulla. Negli ultimi mesi avevo paura di prendere delle decisioni nella mia vita. E ho lasciato che qualcun altro lo facesse per me. Ho capito che forse anche io ho qualche cosa da dire. E ora so come farlo.